1954, vedi? Carissima fidanzata, stai sempre in pensiero che io mi trovo molto bene e non mi manca niente. Saluti e baci dal tuo più caro Gino. Invece di lui si chiamava Gino, si chiama Gino. E ecco qua, questa era la fotografia della nave dove si è partita. Italia Agenzia è stato sempre un mio sogno nel cassetto, soprattutto perché io sono figlia di un emigrante e in passato mi sono occupata della gestione di una struttura turistica nella Valle di Comino, è una terra di mezzo fra Roma e Napoli, la terra di Cicerone, Caio Mario, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica e tanti altri. Mi capitava spesso nel mio albergo, quando arrivavano dei turisti stranieri, io chiedevo a loro che cosa li avesse spinti ad arrivare fin qui. E loro mi rispondevano che erano venuti a scoprire le loro radici, mi mostravano i passaporti del loro bisnonno e mi chiedevano di saperne di più della storia della loro famiglia. Ecco, questa è la motivazione forte che mi ha spinto a creare Italia Agenzia. Per quello che più ci interessa, quelli di le migrazioni di fine 800 e di buona parte del 900, lo storico interviene individuando gli strumenti per avvicinare le persone che sono emigrate alle loro origini. Dare a queste persone una storia, quindi un passato, ricostruire il loro passato attraverso la ricostruzione dell'albero genealogico. Loro potranno portare via, quindi potranno portare con sé una memory box da sfogliare come un album di famiglia. L'accoglienza che dovrà essere fatta di momenti del vissuto locale, quindi percorsi anche turistici al di fuori dei percorsi turistici che sono quelli tradizionali. Italia Agenzia ha come obiettivo quello di creare un senso di appartenenza. Le persone che andarono via nel lontano 1800, perché qui in questa nazione non c'erano opportunità purtroppo, hanno trovato altrove migliori condizioni socio-economiche, hanno avuto l'opportunità attraverso un lavoro di avere una posizione sociale migliore e attraverso una famiglia di avere una casa. Naturalmente saranno nati dei figli, dei nipoti, dei pronipoti e quelli oggi non sanno di avere dentro di loro un seme che noi vogliamo far germogliare attraverso appunto dare un nutrimento a quello che sarà poi come frutto lo spirito di italianità, di appartenenza a questa nazione. Quando ci salutammo e non so perché, tu mi gettasti un bacio e fuggisti via, eppure adesso te lo confesso, non penso a te.